Poracci, bravissimi che siete tutti molto informati sull'assurdità dei giochi giappo. Luigi the Pooper è ancora una volta velocissimo nel riconoscere Battle Construction Vehicle, mentre Redmond se ne esce con un bellissimo Tracken, che se non sbaglio è lo spin-off di Ruspen, giusto? Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli che hanno una struttura aperta. Negli ultimi anni il concetto di open world è diventata una vera e propria colonna portante del gaming, un'ossatura che si è dimostrata elastica e malleabile, tanto da poter essere applicata ai generi più disparati. Ed è incredibile come una console dall'hardware estremamente limitato, come Nintendo Switch, riesca ad accogliere produzioni ambiziose negli intenti e sconfinate nella portata, sempre ovviamente con i dovuti compromessi. Quindi oggi continueremo la serie dei migliori giochi su Switch e andremo a vedere alcuni dei titoli più meritevoli che abbracciano una struttura aperta. E se avete finito Breath of the Wild e siete rimasti con una sensazione di vuoto incolmabile, ho una brutta notizia. Non esiste qualcosa che sia al livello del capolavoro Nintendo, ma ci sono comunque tantissimi validi open world che sapranno appassionarvi e coinvolgervi in attesa dell'uscita di Breath of the Wild 2. Ma prima di iniziare, come al solito, vi invito a partecipare alla conquista non violenta di YouTube Italia, col fine della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi e passate verso le 21:30 sul sito Viola per una nuova live, per scoprire quali saranno le prossime mosse dell'armata Poraccia. Se vi fate un giro in descrizione trovate tutti i link utili, compresi quelli per acquistare le edizioni fisiche dei giochi che sto per consigliarvi. Se il video vi è tornato utile e volete dare un supporto al canale, non pagando nulla, acquistare da quei link mi dà una mano incredibile. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Visto che l'idea di partenza è quella di trovare dei titoli che possano avvicinarsi alla grandezza di Breath of the Wild, è doveroso partire dall'open world proposto da Ubisoft con Immortals Fenyx Rising. Il primo impatto con la produzione Ubisoft non è dei migliori. Sarà il titolo non proprio memorabile, un art style decisamente generico o la palese ispirazione all'ultimo episodio di The Legend of Zelda, ma è facile bollare preventivamente Immortals come un dozzinale clone di Breath of the Wild. Eppure vi consiglio di dare una chance a questo titolo, perché una volta superate le fasi iniziali vi renderete conto che il gioco vive di luce propria e non ha senso paragonarlo costantemente a Breath of the Wild. L'approccio all'open world è diametralmente opposto rispetto a quello delle avventure di Link. Se Hyrule è una landa desolata che fa della solitudine e degli spazi vuoti il suo punto di forza, l'isola dorata è invece strabordante di punti di interesse, sfide da affrontare ed enigmi ambientali. Il tutto condito da un sistema di progressione più vicino al territorio degli action RPG e un'ironia di fondo che permea tutta la narrativa. Insomma, Immortals Fenyx Rising è uno di quei titoli da provare a tutti i costi, anche se il downgrade grafico su Switch è piuttosto evidente. Rimaniamo in casa Ubisoft perché, se si parla di open world, non si può non citare la saga di Assassin's Creed, serie che ha popolarizzato e portato alla saturazione il genere. Su Switch non abbiamo gli episodi più recenti, ma una selezione di grandi classici. Il terzo capitolo purtroppo è stato portato con una versione non esente da difetti. Molti sono stati risolti con delle patch correttive, ma la sensazione che si sarebbe potuto fare di più rimane. Molto meglio la Rebel Collection, che racchiude Black Flag e il suo seguito, un porting ottimizzato a dovere per l'hardware Switch. A febbraio uscirà anche la Ezio Collection, che includerà il secondo capitolo, per molti il migliore tra gli Assassin's Creed, e anche i suoi due seguiti. Purtroppo il prezzo sarà decisamente alto per una raccolta già uscita su altre piattaforme e disponibile a costi molto più irrisori. Basterà aspettare un pochino, ma una volta scontata la Ezio Collection diventerà un vero e proprio must buy se siete appassionati di open world. È giunto il momento di affrontare il vero elefante nella stanza. GTA su Switch è come se non esistesse. La trilogy si è rivelata purtroppo una vera occasione sprecata. Ma attenzione, perché su Switch esistono delle valide alternative alla popolare saga di Rockstar Games. Partiamo con quello che spesso viene indicato come il clone arcade e sopra le righe di GTA, ovvero Saints Row.
Proprio come è accaduto per la serie di Assassin's Creed, anche in questo caso su Switch abbiamo sia il terzo che il quarto capitolo e nonostante quest'ultimo sia un gioco più recente e tecnicamente più all'avanguardia del predecessore, il porting di Saints Row 3 è male ottimizzato e presenta diverse criticità, mentre il suo seguito gira nettamente meglio su Switch. Una volta puntato il capitolo giusto, che recentemente è andato in sconto e veniva venduto a una manciata di euro, potete aspettarvi uno dei giochi più folli e fuori di testa che il genere ha da offrire. In effetti il gameplay è estremamente arcade, che sfida le leggi della fisica, ricorda molto di più un titolo come Crackdown, piuttosto che un GTA vero e proprio. Se siete invece degli appassionati di retro gaming e avete vissuto l'evoluzione del genere giocando addirittura ai primi Grand Theft Auto con visuale dall'alto, allora dovete assolutamente provare Retro City Rampage e il suo seguito, Shakedown Hawaii. Si tratta di due perle indie uscite per le console più improbabili, ma che danno il meglio di loro nelle incarnazioni portatili. Aspettatevi due titoli intrisi di citazionismo all'epoca d'oro degli 8 e dei 16 bit e a tutta la cultura anni 80 tanto cara all'immaginario collettivo. Entrambi i titoli sono la declinazione pura del divertimento senza freni. Sebbene sia presente una storia che si sviluppa attraverso delle missioni, il vero cuore dell'esperienza è il free roaming, che ai tempi miei si chiamava il cazzeggio alla GTA. A proposito di giochi che vanno spesso in sconto su eShop e di gioia derivata dalla goduria nel distruggere qualsiasi cosa, date assolutamente una chance a Red Faction Guerrilla Remastered Edition, altro porting fatto con cura per la console ibrida. Qui l'ambientazione cittadina lascia il posto alle lande di Marte, dove un gruppo di minatori forma la Red Faction, una resistenza armata contro il regime oppressivo della Ultor Corporation. Il gioco, all'epoca della sua prima uscita, impressionò il pubblico grazie al suo motore grafico, il GeoMod 2.0, che permetteva di distruggere in modo realistico qualsiasi costruzione presente su Marte. E vi dirò, ancora oggi fa la sua porca figura. Se invece siete in cerca di qualcosa di più leggero, ma ugualmente divertente, potete provare la rivisitazione in chiave Lego di GTA, ovvero Lego City Undercover. Qui purtroppo l'ottimizzazione non è delle migliori, soprattutto se pensiamo al fatto che si tratta di un titolo uscito per la prima volta su Wii U, ma sono stato letteralmente rapito dall'open world proposto dal gioco, che sì, sicuramente è indirizzato ai più giovani, ma riuscirà a strappare una risata anche a un pubblico maturo. Io personalmente ho adorato Lego City Undercover e poi spesso lo si trova in sconto, fossi in voi gli darei una chance. Di sicuro non hanno bisogno di introduzioni titoloni del calibro di Skyrim e The Witcher 3 Wild Hunt. È molto probabile che abbiate giocato il primo più e più volte su numerose piattaforme, ma la versione Switch, pur non essendo la più impressionante graficamente, offre comunque qualche aspetto da non sottovalutare, come il supporto agli amiibo, l'utilizzo del giroscopio e ovviamente l'incredibile vantaggio di poter giocare un capolavoro senza tempo ovunque. Stesso discorso vale anche per The Witcher 3, anche se qui i compromessi grafici sono molto più accentuati. L'idea però di potersi godere il pacchetto completo di Wild Hunt, incluse le sue espansioni in portabilità, è una prospettiva a dir poco allettante, soprattutto per chi, come me, ormai ha poco tempo per giocare e ritagliarsi lo spazio necessario per portare a termine titoli così mastodontici non è affatto semplice. Se siete appassionati di GDR ma preferite l'approccio giapponese al genere, io vi consiglio i due Xenoblade Chronicles da giocare in ordine rigorosamente cronologico. Non si tratta di open world puri, visto che i due titoli sono divisi in più mappe, ma ogni zona di gioco è così gigantesca che sarà praticamente impossibile soffrire i limiti delle mappe chiuse. Poi chissà, se un giorno faranno il porting dell'X, forse a quel punto potremmo parlare senza problemi di Xenoblade in un video dedicato agli open world su Switch. Prima di avviarci verso la conclusione vi do due consigli poracci low budget. Se sbavate dietro all'idea di un Forza Horizon, beh, date una chance a Burnout Paradise, che con le dovute proporzioni è una sorta di antesignano del capolavoro appena uscito ad opera di Playground Games, e se avete pazienza si riesce spesso a trovare in sconto. Come remaster non è niente di che, ma il concept alla base rimane vincente e tremendamente divertente, anche a distanza di diversi anni dalla sua prima pubblicazione. E a proposito di prezzi stracciati, Starlink Battle for Atlas è la cosa più simile a uno Star Fox che, per ora, potete trovare su Switch. Il set base include addirittura una statuina di Fox McCloud e la spesa ormai è ridicola e vale la
pena dare una chance a questo simulatore di esplorazione galattica firmato Ubisoft. E per chiudere, sarò scontato, sarò banale, sarò ripetitivo, quello che vi pare, ma è impossibile non citare anche in questo video Bowser's Fury, il contenuto aggiuntivo messo come appendice della remaster di Super Mario 3D World. Bowser's Fury è più un assaggio di futuro che un gioco vero e proprio, ma come esperimento riesce pienamente a reindirizzare il gameplay sandbox di Mario in un contesto realmente open world. Sono solo 3 ore di gioco, ma se l'idea di applicare il loop di gameplay tipico delle strutture open world alla fluidità di controllo di un Super Mario in 3 dimensioni vi incuriosisce, beh, è un'esperienza che non posso non consigliarvi. Ci sono ancora tantissimi titoli che sicuramente andrebbero nominati e mi dispiace se magari ho omesso qualche titolo che ritenete fondamentale. Vi giuro, non l'ho fatto apposta. Proprio per questo vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i giochi open world su Switch che secondo voi vale la pena assolutamente provare. Altrimenti ci vediamo questa sera alle 21:30 in live per continuare a discuterne dal vivo. Altrimenti ci vediamo domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Open, Michele Ward, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Finito! No, non ho finito, no.